oggi vi racconteremo quali sono le tipologie di padre e come abbordarli. Sigla! Non c'è la sigla. Vabbè. Aborda il papà. Aborda il papà. Vai Elisa. No, tocca a te. Scrivere una scaletta. Questa è la novità della puntata di mamma. Scalette. Vabbè. Va Allora, bene. al numero uno abbiamo il padre ansioso. È quello che non è abituato a tenere il bambino, che lo tiene magari un pomeriggio ogni tanto e che non si rende conto che suo figlio rischia la vita tutti i giorni. È solo che lui non lo sa. Se suo figlio si scapicolla dal muretto, lui è un po' ansioso, ma non sa che suo figlio si scapicolla tutti i giorni dal muretto. Qualora voi vogliate abbordare questa tipologia di padre, tra l'altro anche perché farlo, perché insomma, boh, è Non mi abbastanza. conviene. Cioè, non lo so. Anche perché sparisce 29 giorni e poi si riesuma. Scusa, ho da Giorni. fare. Dove vai? Vado al lavoro e poi vado a cambiarmi il Esatto. sangue. L'unico modo per abbordare il padre ansioso è quello di fare con lui una gara di ansie. No? Rilanciare anche quello che stanze. Io per esempio potrei essere molto brava secondo me. Si è Senti, messo c'ho la un pancina. doloretto qua, Io tumore. pure. Che poi il padre ansioso alla fine si trasforma nel padre ipocondriaco. Certo. Seconda tipologia. Che è la mia. No, non è vero che è la mia, Era solo la sua vabbè. detta. No, è giusto che è uscita così in Mi ha fatto scaletta. morra. La seconda tipologia di papà è il padre filf, cioè father alike fuck. È molto dura questa, molto rock questa frase, però è una frase molto, molto in uso per le madri. Ah, è MILF! Ma l'hai capito Sì, adesso? ti giuro! Adesso, siccome i padri stanno diventando contemporanei, quindi stanno diventando fighi anche loro, adesso c'è questa nuova cosa, father alike Caratteristica del padre di questo fuck, che è tipo, un bonazzo buonanza assurdo. assurda e soprattutto che usa il ragazzino Per per rimorchiare. rimorchiare. Il padre filf, come rimorchiarlo? Ti metti là e fai la milf, quindi filf e milf Quindi, per si rimorchiare attraggano. padre Devi essere una milf. MILF, 1, 2, Milf. Ah, 3. tada! Così. Ok, si rimorchia È una così. cazzata. Terza tipologia. Che ridi? Perché ti capiscono sempre quelli più sfigati? No, il padre separato. Appunto. Il padre separato, invece, Tristezza. padre separato, allora, secondo me il padre separato a volte invece può essere molto utile perché col padre separato tu hai la stessa dinamica. Che secondo me è separato perché ormai non era più sessualmente attivo, quindi la sua ricerca è solamente fare sesso, quindi sarebbe anche Esatto. E dopo. soprattutto c'hai, se riesci a far Certo. combaciare il weekendino libero col suo o il weekendino che c'hai i figli tutti insieme, cioè, è svoltato. No, tutti insieme no, sbagliatissimo. Ah, però vi dovete coordinare quando non ce li avete. Ma Ma non quando. se non ce li hai per un weekend, il weekend dopo ce li hai tutti. Cut! Ah, tutte e due insieme. Ok. Il Guarda padre che non ti separato. conviene. Il padre separato. Dillo tu. Dillo tu. No, io non lo so perché non li rimorchio i padri separati, io li faccio diventare i padri separati. Il padre separato si rimarca così, si va lì e si dice, ah ma sai, ma anch'io questo periodo sto un po' in crisi, il padre litighiamo sempre, ma beato te che hai già risolto, che siamo pensavanti, comunque io sono indipendente economicamente, perché Ah sì, perché faccio, sono una faccio una strippa, striscia. Cioè, quello già deve pagare i contributi, assegni e esatto. carte e Però mazze. sai, questo è un periodo difficile, andiamo dallo stesso avvocato, ma tu quando ci vai mandiamoci insieme, mandami un Come hai superato la passaggio. fase, quella della separazione, come è stata Esatto, in tribunale? esatto. Esatto, come vado in Mazza. tribunale? Ah, da me sai che dai, cioè Che perché i padri separati si possono anche incontrare in tribunale, li puoi anche Esatto. guardare intorno perché in quella stanza tu sai che ci sono tutte persone che si stanno separando, quindi Esatto. potenzialmente potranno diventare single da lì a 5 minuti. Se guardi bene il tribunale di fianco c'è un alberghetto insieme al tuo lavoro. Quinto, no, Ah quarto, questa è tua. Padre non dei suoi figli. sì, questa è Non una mia faremo categoria. mai più le scalette, sappiatelo. Cioè. Può anche non essere il padre, un padre, però è un uomo che tiene a bada i figli tuoi, perché sta con te, cosa che a me non succede mai, anche se io sto con una persona che non ha figli, che non li vuole avere, e forse per questo che non tiene mai mia figlia. Però si può abbordare partendo dal presupposto non dei figli, cioè si può abbordare barra incastrare. Con il fatto di fargli conoscere il tuo contesto, la tua posizione all'interno della società, cioè che sei una mamma, e quindi quando hai tanta tanta difficoltà perché sei tanto tanto sola, i rappioppi. E però potrebbero nascere dei buoni rapporti. Beh sì, perché a volte ovviamente si amano te, amano anche loro. Quinta Dico. tipologia che a me sta molto a cuore, il padre solo. Porello. Il padre solo. Mamma. Quello lì che poverino si ritrova in tutte le situazioni di donne, sempre di mamme, sempre così, e lo vedi pagare, nessuno ci Perché è un relaziona. Perché è un maschio. maschio. Ma tu a volte Porallo. basta che ti fai così. Vieni,
vieni con noi. Poi dello limoni, poco poco è carino e anche di una dolcezza sconvolgente. Vedo col cappottino dolce solo. Oddio, date, c'è un vedo.